lavorato come ghostwriter, si dice che fosse lui l'amico che suggeriva le trame italiane a Shakespeare. Salve a tutti giovani anime, oggi voglio fare una storia un po' diversi. Vorrei fare una video intervista a distanza, chiamiamola così, a una persona che tratta di un argomento che mi ha molto affascinato e di cui non conoscevo nulla, devo essere sincera. Si chiama Mary, io la considero quasi un'amica conosciuta qui su Instagram e quindi adesso lascerò a lei la parola e si presenterà a lei. Gli farò una serie di domande e spero che vi piaccia. Dunque, Mary, dici pure chi sei e soprattutto che cosa fai nella vita? Ce lo chiediamo. Ciao a tutti, mi chiamo Marianna Iannaccone e sono una ricercatrice indipendente. Studio la vita e la carriera di John Florio e sono sempre alla ricerca di nuovi documenti per risolvere dei casi su di lui ancora irrisolti. Una sorta di Sherlock Holmes della letteratura inglese. Allora passiamo alla seconda domanda. Quando e come hai cominciato a interessarti a John Florio? Da dove è arrivata questa passione? O come l'hai scoperto, ecco? Facci sapere. Ma in realtà l'ho scoperto per caso. Io all'università ho studiato lingue, letteratura e teatro inglese, però di John Florio non avevo mai sentito parlare. Poi ero in vacanza in Francia e ricordo che entrai in un bar e sulla prima pagina di questo giornale c'era un articolo su Shakespeare, che a me ovviamente interessava molto, però parlava poi del suo amico italiano John Florio. Io dissi: ma chi è questo Florio? Non ho mai sentito parlare di lui. E da lì è nato tutto. Bene, Mary, e adesso che ci hai parlato di te, spiegaci in poche parole chi era John Florio, perché è così importante, che cosa c'è che noi italiani soprattutto sconosciamo di questo individuo e che cos'è che potrebbe interessarci. So che nei tuoi video sei abbastanza esplicativa, infatti invito tutti ad andare sul suo canale a dare un'occhiata e nel frattempo vi invito anche ad ascoltarla. Ma John Florio è stato un uomo straordinario perché ha vissuto l'equivalente di 7 vite diverse. Ha lavorato come spia per la regina Elisabetta, è stato il più grande traduttore dell'epoca, ha creato più di 1000 parole per la lingua inglese, ha lavorato come ghostwriter. Si dice che fosse lui l'amico che suggeriva le trame italiane a Shakespeare. Però purtroppo è stato ingiustamente dimenticato, da una parte proprio perché lavorava come ghostwriter. Perché lavorava come ghostwriter? Perché John Florio, nonostante lui dice all'epoca c'era una fortissima xenofobia in Inghilterra, per cui essere straniero era molto pericoloso, c'erano dei violenti attacchi nei confronti degli stranieri. Quindi lavorare in alcuni campi come quello del teatro era molto pericoloso, però lui decise, nonostante gli attacchi violenti e le minacce di morte che ricevette, di andare avanti e di continuare a collaborare ed è stato ingiustamente dimenticato e soprattutto maltrattato da alcuni studiosi shakespeariani che proprio a causa di questa amicizia che aveva con Shakespeare hanno ingiustamente deciso di massacrarlo. Ed è per questo motivo che tante persone oggi non lo conoscono. Però John Florio è stato un uomo straordinario che ha dato un contributo enorme alla letteratura e al teatro inglese. Ed è ora che la gente si svegli e capisca veramente chi è stato quest'uomo. Ecco, come domanda finale di rito ti chiediamo che cosa hai intenzione di fare, che cosa prevedi di fare nel futuro prossimo. Continuerai a fare video su John Florio o magari ci scriverai anche un libro, che ne so. Beh, con i video io racconto ad esempio di First Fruits e Second Fruits, che sono le sue prime opere in cui cercava di insegnare la lingua italiana e inglese attraverso dialoghi teatrali, oppure come ha fatto a creare più di 1000 parole inglesi prendendo in prestito dagli autori italiani le parole più oscene e bizzarre, oppure racconto perché è stato dimenticato e perché è stato infangato dagli studiosi shakespeariani. Cerco di raccontare in maniera semplice e ironica i tratti salienti della sua vita e della sua carriera. Bene, ovviamente questa intervista così alternativa si è conclusa.
Io ringrazio Mary per aver accettato il mio invito con questa intervista, soprattutto per l'entusiasmo che ha coinvolto entrambe. Spero quindi che a voi sia piaciuta e soprattutto grazie a Mary per contribuire a portare avanti la cultura e informazioni che non tutti conoscono. Grazie e a presto, giovani anime. Alla prossima e buona giornata. Fateci sapere nei commenti se avete altre domande. E andate a cercare il profilo di Mary, John Florio su Instagram e sui suoi canali social. A presto!